Eccoci in diretta anche oggi con noi Andrea Schiavon e Nicoletta Ferrulli, Six Veneto, Six Emilia Romagna. Ciao! Ciao a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Allora, sono felicissimo di avervi qui in diretta oggi e parleremo un pochino del vostro mondo, che è quello del soccorso in mare. Raccontatemi un pochino, ma il soccorso in mare. La sua storia, dove nasce? Datemi qualche dettaglio. Vuoi che parli io, Nico? Vuoi parlare te lo stesso? Allora, niente, vabbè. Allora, nelle cose storiche, vabbè, dico io due cose. Allora, il soccorso nautico è la branca della cinofilia da soccorso più giovane, più recente, in quanto, diciamo, nasce circa 30 anni fa. Diciamo, al di là delle propensioni genetiche di alcuni cani come i Terranova, ad esempio, per il soccorso in acqua, l'applicazione diciamo, di questa propensione per le ali e cose di soccorso, diciamo, l'Italia è stata il precursore a livello mondiale. Wow. Il nostro presidente nazionale Ferruccio Pilenga, per primo, nel 1988, per cui parliamo di 32 anni fa, ha pensato bene di applicare a questa, diciamo, propensione genetica che avevano i Terranova e che hanno i Terranova per il soccorso, ha pensato di utilizzarla per l'acqua. È una, appunto, attività recente, nel soccorso è l'ultima nata. Perché ci sono diciamo, i colleghi delle valanghe, della ricerca su persone scomparse su superficie o su macerie, e poi ci siamo noi, siamo arrivati, diciamo, appunto relativamente presto, e questa è stata la nostra storia. Relativamente presto, ma se ne parla veramente, veramente tanto comunque dei cani da soccorso in mare. Sono una realtà abbastanza importante ormai. Sì, guarda, io dico solo una cosa per finire appunto il discorso storico, c'è una differenza sostanziale di base molto molto forte che esiste tra i colleghi appunto che ho citato prima di valanghe, superficie macerie che operano diciamo, nel momento in cui c'è stato un evento brutto e vengono chiamati ad effettuare la loro operazione di soccorso sfruttando delle qualità innate che hanno i cani, che sono appunto il fiuto. Noi abbiamo invece un'attività che va a fare un'attività di prevenzione, cioè noi ci siamo lì nella spiaggia, siamo operativamente pronti a pattugliare un tratto di costa. E siamo lì pronti a dare un nostro intervento. Per cui la sostanziale differenza tra un intervento postumo a un fatto spiacevole a un intervento programmato ed essere lì a fare prevenzione ed eventualmente a intervenire. Sono due realtà completamente diverse. La realtà dei cani salvataggi in acqua è un'attività appunto che viene svolta nel momento in cui c'è già un intervento, siamo già lì pronti sul pezzo ed eventualmente andiamo ad intervenire. Puoi anche dire, Nico, della nostra attività, ad esempio in spiaggia a Cavo, che credo che sia il nostro fiore all'occhiello da ormai 12 anni. Sì, questo è il 12º anno consecutivo che operiamo in spiaggia a Caole in collaborazione con il comune. Su un tratto di spiaggia dove la copertura, chiamiamola così, di sicurezza data dal classico bagnino, dalle torrette dei bagnini, risulta essere insufficiente per quello che sono le normative, le richieste delle normative. E quindi noi affianchiamo questo servizio, lo supportiamo da giugno a metà settembre, ormai da 12 anni. Con un attivo di 26 salvataggi effettuati nel corso degli anni e tantissima prevenzione, come diceva appunto Andrea, che si fa durante la nostra presenza nei weekend, perché dobbiamo dire che comunque tutte le nostre unità cinofile sono volontari e quindi hanno un altro lavoro, hanno un'altra attività, ma impiegano il loro tempo libero nei weekend per effettuare questa attività di volontariato come unità cinofile da soccorso in acqua, appunto. Fantastico, fantastico. È bellissima questa
questa volontà, sì, questa volontarietà nel soccorso, penso sia una delle cose più belle che abbiamo qui in Italia. Una grossa fetta del soccorso è, come posso dire, è affiancata da personale volontario. Lo vediamo nelle ambulanze, lo vediamo nella protezione civile e nel soccorso in mare, come stavate dicendo. Volevo aggiungere una cosa che è un fiore all'occhiello nel vero senso della parola. Allora, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, prima ho citato Ferruccio Pilenga che è appunto il presidente e fondatore della SICS, l'acronimo appunto di Scuola Italiana Cani Salvataggio, siamo veramente quelli che a livello mondiale abbiamo veramente spostato la bilancia tra una diciamo valenza sportiva o atavica che poteva avere il soccorso in qualcosa di tecnico e di operativo. Siamo i primi al mondo, vengono da noi da tutto il mondo per imparare. Una sezione della SICS è a Boston, negli Stati Uniti, c'è una sezione alle Isole Azzorre, c'è una sezione alle Canarie, c'è una sezione in Germania, cioè la SICS ha veramente creato, tra virgolette, il soccorso nautico a livello mondiale, cioè ha messo la parola operativo a quello che vuol dire il soccorso in acqua, che prima era una diciamo un riconoscimento atavico di alcune razze, e spostando il tutto in una fase operativa. Nicoletta prima citava il nostro presidio che facciamo in collaborazione con il comune, ma sotto l'egida della Guardia Costiera, ovvero della Capitaneria di Porto. La Guardia Costiera è l'ente preposto dallo Stato italiano per la salvaguardia della vita umana in mare. Noi abbiamo un accordo quadro che ci inquadra come non siamo dei professionisti, ma noi siamo, come diceva un carissimo amico, comandante della Capitaneria di Porto, ed era comandante Gualtiero Sculza, noi non siamo dei professionisti, ma siamo altamente professionali per questa attività. Beh, sì, assolutamente. E fammi chiedere una cosa, adesso hai fatto un bel excursus su quella che è l'attività della SIX nel mondo, ma la realtà italiana com'è rappresentata? Vai, Nico. Allora, la realtà italiana è rappresentata in questo modo. Esiste la sede nazionale che ha sede in Lombardia e poi ci sono tante sezioni regionali. Noi siamo appunto i referenti per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, che sono due sezioni distinte ma seguite da noi, principalmente da noi. E poi ci sono delle realtà dislocate appunto sulle varie regioni del territorio italiano, dove ogni sezione prepara le sue unità cinofile appunto per l'attività che poi andranno a svolgere durante la stagione estiva. Si parla di circa 400 unità cinofile sul territorio nazionale e che poi durante l'estate tanti turisti, tanti bagnanti hanno anche la fortuna appunto di vedere all'opera e di vedere al lavoro sulle coste coste delle delle nostre nostre spiagge. spiagge. Fantastico. Francesco, Dimmi, dimmi. scusami Francesco, aggiungo che in 30 anni di attività ci sono stati mediamente 30 soccorsi all'anno a livello nazionale, per cui diciamo che il nostro contributo alla salvaguardia della vita umana in mare ci ha permesso di farci riconoscere appunto Guardia Costiera come partner della sicurezza in mare. È un hashtag che noi mettiamo sempre nei nostri post, visto che appunto viviamo anche in un'era social, mettiamo come hashtag DNA operativo e partner della sicurezza in mare, perché sono le due componenti che riconoscono veramente la SIX a livello appunto nazionale, a livello mondiale. Ti fare una domanda, anche perché si parla sempre di servizio operativo, di operatività. In ambito di soccorsi in mare, immagino come, so negli altri settori qual è la differenza, ma fra un servizio operativo e un servizio, diciamo un servizio, un'attività sportiva di soccorsi in mare, quali sono le differenze?
Allora, diciamo che l'attività operativa è finalizzata principalmente proprio a un'attività di soccorso reale, quindi tiene presente, tiene in considerazione anche nella preparazione del cane tutto quello che è un possibile scenario di soccorso reale e di situazioni che possono accadere durante l'attività in spiaggia, piuttosto che magari a bordo di qualche motovedetta nel pattugliamento su qualche lago, piuttosto che in qualsiasi altra situazione che includa questo tipo di attività. La differenza sta appunto sostanzialmente in questo: un'attività sportiva è finalizzata all'effettuazione di esercizi che mettono alla prova il cane magari sotto l'aspetto puramente atletico e magari tecnico. Ecco, si possono insegnare tanti esercizi per mettere alla prova le capacità del cane nell'esecuzione degli stessi in ambiente acqua e anche e soprattutto la collaborazione tra conduttore e cane, perché sappiamo tutti che l'acqua non è un elemento naturale per nessuno dei due, neanche per le razze geneticamente predisposte all'attività in acqua, non è comunque l'elemento naturale. Diciamo che hanno una predisposizione in più rispetto alle altre razze, però quello che distingue le due attività è proprio questo. Nell'operatività, quello che deve essere la finalizzazione del nostro lavoro è essere in grado come binomio di intervenire in situazioni il più possibile realistiche. Quindi, ottimo. Per esempio, una grossissima differenza tra la sportività, chiamiamola così, e l'operatività è che non manderemo mai un cane da solo da una persona in difficoltà, perché non metteremo mai in condizioni di difficoltà il nostro cane. Cioè sempre la collaborazione uomo-cane. E si lavora sempre in due, si collabora in due. Ottimo, ottimo. Questo anche per sfatare il mito del cane che va lì da solo a salvare le persone. Esatto, esatto. Quindi io aggiungo che, ad esempio, a livello storico, ad esempio, c'è la presa dal polso, che è una caratteristica molto intrinseca di Terranova. Ad esempio, io non manderò mai il mio cane a recuperare una persona da sola in operatività, non manderò mai il mio cane. Ci sono delle prove sportive che, ad esempio, prevedono l'apporto di un remo piuttosto che l'apporto di una cima. Sono delle prove che sono veramente, diciamo, sportive. Perché? Perché mandano il cane da solo e in una situazione di pericolo reale. Una persona che sta annegando e si trova, diciamo, improvvisamente un salvagente gigante che arriva vicino a lui, potrebbe veramente mettere il mio cane nelle condizioni di essere in difficoltà. E questo per me è insopportabile ed è impossibile, perché per me, operativo, devo portare a casa io e il mio compagno, dobbiamo tornare a casa la sera assieme. Assolutamente, no, sono felicissimo che ne abbia parlato, perché è uno degli argomenti che almeno è nella narrazione del soccorso in mare viene un pochino perso di vista, la sicurezza del cane poi. C'è anche un'altra cosa molto importante, che sicuramente nelle leggende del cane a salvataggio in acqua e nelle diatribe di Facebook e degli altri social spesso viene fuori, no? Noi spesso si vedono delle foto, delle immagini di cani che si tuffano dall'elicottero e la gente si chiede a cosa può servire o a cosa può non servire l'elicottero. L'elicottero non serve a nulla. L'elicottero è la simulazione della tempesta perfetta. L'elicottero è l'esasperazione, tra virgolette, di una condizione estrema che mi permette di addestrarmi e di prepararmi per delle condizioni estreme di soccorso a cui io andrò ad agire. Difficilmente o veramente penso mai potrà succedere un reale soccorso con il mio tuffo da un elicottero. Però il tuffo dall'elicottero, l'essere sotto l'elicottero in overing con l'aria che manca, con tutta la situazione, diciamo, estrema che crea, tra virgolette, la tempesta perfetta, mi permette di prepararmi e di testarmi al meglio. Questo è molto importante, perché molte persone
Nel corso di questi anni ho visto delle diatribe enormi sul fatto del cane dell'elicottero, cosa serve e cosa non serve. Lo dico qui adesso tranquillamente, non serve a nulla, serve semplicemente a livello operativo, serve a livello di preparazione per dare a me e al mio cane una preparazione estrema che mi permetta in caso di una tempesta di essere preparato anche a questa evenienza. Ecco, questo è fondamentale, perché poi uno si dimentica, chi non si occupa magari di soccorso può anche non pensare che uno dei fattori fondamentali, appunto, la sicurezza, il dover tornare a casa sia conduttore che cane. Quindi l'allenamento chiaramente è sempre fatto per esasperare un pochino le situazioni, in modo da avere il controllo della situazione anche in situazioni estreme, quindi in situazioni normali dovrebbe esserci un controllo ancora migliore, giusto? Esattamente. Ok. Sì, soprattutto in fase addestrativa si cerca proprio di rapportarsi con tutte quelle situazioni, magari possibilmente anche un po' estremizzate, proprio per avere poi la sicurezza e la tranquillità che in qualsiasi situazione A, il nostro cane ci segue perché non ha difficoltà a farlo, e B, siamo tutti e due entrambi preparati a superare un determinato tipo di difficoltà. Fantastico. Prima parlavate di cani predisposti all'acquaticità. Come si sceglie il cane ideale per fare soccorso? Beh, allora, noi abbiamo un po' per nostra scelta e per nostre caratteristiche personali, ci piace molto lavorare con cani che non siano solo ed esclusivamente quelli con la predisposizione genetica al lavoro in acqua, perché comunque abbiamo visto nel corso degli anni che con un lavoro mirato e con un buon lavoro soprattutto su quello che è la fiducia cane conduttore, il rapporto cane conduttore, qualsiasi cane, veramente qualsiasi cane che abbia un peso sufficiente, una forza fisica sufficiente ovviamente ad affrontare questa attività, può diventare tranquillamente un cane bagnino. Quindi nel corso degli anni ci siamo proprio resi conto che ci sono cani che, nonostante non siano nati per questo, possono dare veramente, qualitativamente parlando, un contributo altissimo in questa attività, a differenza magari di altri cani. Mi viene in mente proprio banalmente il Terranova, che attualmente, soprattutto nel tipo di operatività che facciamo noi, risulta essere un cane sicuramente con molta potenza, con molta resistenza, ma poca velocità rispetto magari a un cane più leggero e più agile. Può essere sicuramente il Labrador, può essere il Golden Retriever, ma possono essere anche i pastori tedeschi, piuttosto che i pastori australiani, piuttosto che il Doberman, piuttosto che qualsiasi altro cane, insomma. E questo veramente negli anni lo abbiamo constatato lavorando con tantissime razze diverse, anche con meticci, anche con cani meticci, assolutamente. In più, io, per una mia passione personale, perché vabbè, le passioni sono quelle che ci guidano e che ci fanno andare avanti nella vita, io per mia passione, ad esempio, da anni utilizzo i pitbull per questa attività. Anche per sfatare un mito dei cani che siano pericolosi o che siano, diciamo, inadatti alla vita sociale, ma dimostrando con appunto questi cani che hanno un'enorme potenzialità fisica, hanno una grandissima forza, sono i cani più docili in assoluto al mondo e sono i cani con la socialità più alta nei confronti dell'uomo, e di conseguenza queste caratteristiche li permettono, se preparati nel modo corretto e se focalizzati e incanalati nel modo corretto, permette di trasmettere questa grandissima energia e forza che hanno in qualcosa di buono e di positivo. Nella nostra storia, della sezione nostra del Veneto e dell'Emilia Romagna, c'è stato ad esempio un pitbull Bruno di Andrea Pugliese, che ha effettuato dei soccorsi reali, per cui un cane, tra virgolette, dai media denominato come cane killer, come cane pericoloso, dimostra invece di essere un cane utile all'uomo se focalizzato nel modo corretto e portato a lavorare nel modo giusto.
Fantastico, sfatiamoli questi miti perché sono veramente, hanno veramente stufato poi, perché veramente si parla sempre dei pitbull come il cane feroce, il cane assassino. Sono cani che io li preparo anche per la ricerca in superficie, sono bravissimi. Come dice Andrea, in soccorso in mare sono fantastici, sicuramente ci sono altre migliaia di attività in cui possono essere cani meravigliosi, non vedo il motivo di discriminarli a prescindere, assolutamente. Esatto. Purtroppo a volte nella cultura generale o non cultura generale succede anche che ci si crei così un falso mito nei confronti di una razza piuttosto che di un'altra, no? Così come è dato per scontato che tutti Terranova, tutti Labrador e tutti Golden Retriever siano bravissimi nel salvataggio nautico e invece a volte si trovano anche soggetti che hanno difficoltà piuttosto più di un Amster, di un Pitbull o di un Pastore o di un altro tipo di cane. Quindi sono miti un po' da sfatare, assolutamente. Guarda, io aggiungerei anche questo. C'è una pubblicità che parlava di Gattinici che diceva che chi piace vincere è facile, no? E noi, nel nostro modus operandi, diciamo, sai, se lavori con i Terranova, con i Labrador, con i Golden, è come la pubblicità, ti piace vincere è facile, perché parti già da un patrimonio genetico di partenza. Per noi è anche bello ed è anche professionalmente appagante il fatto di poter tirar fuori, tra virgolette, da cani di qualsiasi razza, l'attaccamento al padrone, il rapporto e su questo creare un binomio potente per il salvataggio nautico. Mi viene in mente un Doberman, per cui un cane assolutamente non geneticamente predisposto per l'acqua, si chiamava Sandy, giusto, Nico? Come si chiamava? Marco Cecon, che ha tratto in salvo tre persone nello stesso momento che erano in difficoltà, per cui un cane non geneticamente predisposto per l'acqua, il grande rapporto con il proprietario, tre persone tratte fuori dall'acqua, per cui diciamo che Beh, insomma, il risultato è evidente. fammi ti chiedere una cosa, parlavi di cani che riescono appunto ad avere queste performance particolari, ma come si struttura la formazione di un cane da soccorso, di un binomio da soccorso? Vuoi parlare tu, Andrea, o parlo io? Ah, è lo stesso, Nico, dopo tanto intervengo, non è un problema. Ok. Allora, diciamo che ovviamente dipende molto dall'età in cui il cane comincia a prepararsi. Da noi possono venire anche cuccioli di 3-4 mesi. Si inizia ovviamente con un approccio molto soft. E tutto il lavoro viene rapportato all'età del cane, man mano sviluppato durante la crescita. Ovviamente, come per tutte le attività, l'allenamento in acqua deve essere fatto gradualmente, cioè ci vuole un allenamento anche fisico, come per l'addestramento a terra, anche in acqua i tempi di allenamento vanno aumentati progressivamente. La stessa cosa vale per l'addestramento a terra, perché comunque noi lavoriamo in acqua, ma facciamo una grande parte di lavoro a terra, quindi la preparazione che riguarda la costruzione di un buon rapporto, di una buona educazione, tutto quello che ci permette di avere un buon controllo del cane a terra, poi noi ce lo ritroviamo chiaramente nella fase di lavoro in acqua, no? E considerato che poi andremo anche a lavorare, tra virgolette, però è un'attività lavorativa, in contesti con molti stimoli, dobbiamo avere anche un buon controllo e una buona educazione del nostro cane. Per quanto riguarda la parte acqua di per sé, ripeto, piano piano, tutto quello che è stato fatto magari durante la stagione invernale, appena possibile in primavera, viene portato in acqua. L'attività lavorativa in acqua deve rispettare dei tempi ben precisi, perché credo che tutti sappiamo che un cane, a differenza nostra, quando è in acqua, non si può riposare come noi, ma deve continuamente nuotare per rimanere a galla.
A questo proposito, poi ve lo spiegheremo, ma ci sono appunto tanti esercizi e tante situazioni dove noi dobbiamo pensare anche al fatto che il nostro cane si possa riposare con noi, possa avere i suoi tempi di recupero, e quindi si lavora proprio mirati a far sì che con tutti questi esercizi si provveda contemporaneamente innanzitutto al benessere del cane, quindi non farlo stancare eccessivamente, alla costruzione di un rapporto di fiducia in acqua, perché il cane si deve fidare di noi in acqua, e ovviamente alla costruzione di tutte quelle che sono poi le tecniche di lavoro finalizzate a quelli che poi saranno proprio i veri e propri esercizi di brevetto di soccorso. Ottimo. Io volevo aggiungere che allora, la particolarità dell'acqua, allora, senza nulla togliere le attività che fanno tutti i nostri colleghi del soccorso appunto a superficie Marcelli Valanghe, la particolarità nostra è che noi entriamo fisicamente in acqua e siamo a strettissimo contatto con il nostro cane e siamo spalla a spalla, cioè noi lavoriamo attaccati al nostro cane, il nostro cane in moltissime occasioni diventa il nostro motore, diventa i nostri occhi. Mi viene in mente dei soccorsi e delle prove fatte ancora ormai più di 25 anni fa al buio totale, senza nessun punto di riferimento, messi in acqua al largo con le luci della costa completamente chiuse, e il nostro cane sfruttando le potenzialità del suo istinto portarci a riva, per cui diventare lui in quel momento la nostra guida, per cui una volta sono io la guida del mio cane, una volta è lui la mia guida, ed è una particolarità dentro l'acqua che è sicuramente molto molto forte rispetto alle altre attività. Lavoriamo entrambi in un ambiente che non è usuale per entrambi. Io non sono un pesce e il mio cane non è un pesce, per cui in acqua raggiungiamo una coesione, un'empatia che in nessun'altra attività cinofila si può sicuramente raggiungere. Fammi chiedere una cosa, si parlava di situazioni, diciamo, estreme, situazioni reali, situazioni di pericolo. Come viene gestita la sicurezza sia per il cane sia per il conduttore? Sì, allora, come dicevamo, noi siamo sempre insieme al nostro cane in acqua. Quindi le tecniche di soccorso nautico, nel caso dell'unità cinofila da soccorso, prevedono che si vada sempre insieme, e nel momento in cui si arriva nelle vicinanze del pericolo, si deve valutare la situazione reale. Nel senso, possiamo trovarci di fronte a una persona che semplicemente ha un crampo, ha un malore, è stanca, non riesce a tornare indietro, oppure possiamo trovarci di fronte ad una persona impanicata, perché magari ha già bevuto dell'acqua, quindi è grosse difficoltà. Quindi va valutata la situazione, dopodiché si interviene con noi conduttori, che effettuiamo proprio in pratica il recupero della persona, la messa in sicurezza, ecco, si chiama in termine tecnico, della persona, e il nostro cane ci fa esattamente da motore sia per andare a volte, ma anche e soprattutto nel ritorno, in maniera che noi possiamo occuparci esclusivamente della persona recuperata. Nel caso di più persone abbiamo anche la possibilità, considerato che i nostri cani lavorano tutti con delle imbragature particolari che sono proprio nate per questo tipo di attività, di fare anche eventualmente attaccare delle altre persone all'imbragatura del cane, quindi avere, come si diceva prima, la possibilità di portare a riva due o tre persone contemporaneamente, cosa che per una persona da sola sarebbe improponibile. Esatto. Oppure abbiamo anche la possibilità di utilizzare dei presidi di sicurezza, dei dispositivi di sicurezza che sono quello che tutti conoscono come Baywatch, il famoso Baywatch, piuttosto che
il torpedo, che sono dei salvagenti semirigidi che poi vanno passati intorno alla vita della persona agganciati, e che tutti hanno una maniglia dove la collaborazione del cane funziona in questo modo: la maniglia la prende in bocca il cane, e mentre noi ci occupiamo della persona, il cane riporta a riva noi conduttori e il pericolante. Ecco. Oppure addirittura con le famose SUP, che credo ormai tutti conosciamo, che sono le tavole gonfiabili utilizzate in origine dai bagnini australiani, e che noi abbiamo importato e che sono veramente molto utili, soprattutto nei nostri fondali dove l'acqua è bassa per tantissimi metri. Quindi anche con queste tavole noi abbiamo la possibilità, una volta messo in sicurezza il pericolante, stenderlo sopra e, se fosse necessario, anche iniziare una manovra di rianimazione cardiopolmonare. È il cane che si occupa sempre di riportarci nel punto indicato da noi, quindi a riva. Allora, è bellissimo sentire i vostri racconti, perché si sente il legame con il soccorso reale, quindi con situazioni di vita vissuta nelle situazioni di pericolo, di emergenza e appunto nel soccorso. Veramente fantastico. Sai, c'è da dire una cosa. Quando abbiamo iniziato questa avventura, io sono arrivato qualche anno dopo che appunto la SIX aveva iniziato l'attività, ma abbiamo sposato da subito la condivisione delle nostre esperienze e la ricerca della nostra formazione con quelli che erano i professionisti, ovvero in questo caso la Guardia Costiera. Questo ci ha portato a guardare e a ricercare sempre e comunque, sempre più di tutto, proprio la qualità del lavoro che andavamo a fare. Parlavamo prima di attrezzature, Nicoletta parlava di imbragature. Le imbragature sono delle le imbragature le conoscono tutti, perché in tutte le attività ci sono le imbragature, possono essere delle pettorine, possono essere degli strumenti. Le nostre imbragature da soccorso in acqua sono state studiate appositamente per il tipo di attività che andiamo a fare noi. Sono fatte, calibrate perfettamente perché il cane non si sfili, innanzitutto, perché il cane non si deve sfilare. Il cane deve avere, ci sono due tipi di imbragature, abbiamo un'imbragatura leggera o tradizionale che sembra una pettorina, ma è studiata appositamente con delle cuciture calibrate per avere, diciamo, il peso del cane in maniera centuplicata, perché deve appunto deve essere molto molto forte. Abbiamo l'imbragatura galleggiante, che è un must obbligatorio quando facciamo l'attività di soccorso. Perché? Perché dà una sicurezza al cane, essendo galleggiante permette al cane di galleggiare anche se il cane non dovesse nuotare, perché io devo avere una sicurezza per il mio cane in primis. Prima di tutto devo avere il mio cane in sicurezza e le imbragature, per cui tutti gli strumenti che utilizziamo sono degli strumenti di sicurezza. Non dimentichiamoci che tutte le persone che effettuano servizio operativo sono oltretutto anche assistenti bagnanti, per cui sono bagnini, per cui sono professionalmente preparati e tecnicamente preparati anche per operare in assenza del cane. Questo è perché vogliamo avere una sicurezza al 100% per le attività che andiamo a fare, per i nostri cani e per le persone che andiamo a soccorrere. Ottimo, ottimo. Perché anche questa è una cosa che è bene dirla, perché non tutti si rendono conto che la formazione del binomio da soccorso non è solamente addestrare il cane. Esattamente. E poi, se posso aggiungere una cosa, Francesco, si dà sempre molto per scontato che, siccome è un cane, sia in grado di fare qualunque cosa e abbia una resistenza infinita, non possa mai succedere un imprevisto, e invece purtroppo sono umani, che possiamo avere anche banalmente un crampo, un malore, non stare bene una giornata. Anche il nostro compagno a quattro zampe, come noi, può essere soggetto degli imprevisti. Quindi bisogna prestare sempre molta attenzione, non solo alla preparazione atletica di un cane che fa un'attività
dove la muscolatura viene impegnata per tot tempo ad un certo livello, ma anche soprattutto banalmente all'alimentazione corretta, al fatto che il cane quando lavora deve stare bene. Quindi se il cane ha avuto magari un malessere la mattina o la sera prima, non lo so, ha rigurgitato il cibo, piuttosto che quel cane quella giornata deve stare a riposo, non deve lavorare. Banalmente, proprio banalmente, tutte le persone sono convinte che tutti i cani li butti in acqua e sanno nuotare. Non è così. Non è così. Devono imparare anche loro, a volte non hanno la consapevolezza fin da subito delle azioni che devono fare in acqua, di come devono muoversi, del fatto banalmente solo di avere anche le zampe posteriori, tanti nuotano solo con le zampe anteriori, sì. E tante persone scambiano queste difficoltà iniziali per paura dell'acqua, invece non è così, il cane, come nel caso delle persone, gli va insegnato che cosa deve fare e va sempre seguito proprio per essere certi che il cane sta bene, non sta facendo degli sforzi inutili, ma fare, come dicevo prima, un allenamento graduale e fatto bene. Ottimo. Guarda, io aggiungo una cosa importante, che Nicoletta mi ha dato un input e parlavamo dell'alimentazione, no? Che è una componente molto importante e che all'inizio magari non veniva tenuto in considerazione, ma poi invece, come per un atleta, visto che il nostro cane è un atleta, deve nuotare con noi nelle prove di brevetto, veramente dimostra di essere veramente un grande decatleta, perché nuota anche per mezz'ora di seguito, 40 minuti, e vi garantisco che 40 minuti di nuoto sono veramente tantissime, sia per noi uomini e anche per il nostro cane, equivalgono veramente a rapportate all'attività a terra, sono veramente tantissime. Noi abbiamo, proprio perché abbiamo voluto cercare di migliorare la qualità della sicurezza, ma anche appunto del rapporto con il nostro cane, abbiamo ricercato anche delle dite e delle potenzialità, diciamo, a livello tecnico, ad esempio nell'alimentazione. Un cane non può andare in acqua a stomaco vuoto, ma un cane non può neanche andare in acqua a stomaco pieno, perché patisce le stesse problematiche che possiamo avere noi durante la digestione, per cui potrebbe avere delle problematiche di questo tipo. Abbiamo ovviato trovando delle ditte con degli integratori dove, ad esempio, noi diamo prima dell'attività in acqua, appunto, che non può essere a stomaco vuoto, diamo un integratore dove un cucchiaio da minestra di questo integratore fornisce l'apporto proteico e calorico di un pasto, però all'interno dell'intestino, all'interno dello stomaco e a livello digestivo occupa lo spazio di un cucchiaio da minestra e non di una razione di crocchette o di una razione di altro cibo, per cui l'interesse a livello del sangue che va appunto nella digestione non è lo stesso di una grande mole di cibo, però ci permette di avere un cane che è pronto, rapido, veloce e lavora con noi a 360 gradi. Ottimo, ottimo. Bene parlare di alimentazione, perché spesso passa in secondo piano, invece spesso è uno dei fattori chiave per avere, sono atleti comunque i nostri cani. Da noi si dice che un sacco vuoto non sta in piedi, per cui io non posso portare il cane in acqua senza avere un buon apporto proteico, ma non posso neanche portarlo pieno, per cui la tecnologia e la ricerca scientifica ci ha portato anche ad avere questi integratori che sono veramente ottimi e ci permettono di avere il cane pronto, operativo, con il giusto apporto proteico e con la giusta energia, ma non avere il rischio di avere una torsione dello stomaco o piuttosto anche di un'altra sindrome di annegamento, come potrebbe avere una persona che è in fase digestiva. Mi chiedono dalla diretta se sono richiesti per i cani e immagino anche per gli umani degli esami diagnostici particolari per potersi iscrivere, oppure non sono necessari? Sono decisamente obbligatori, diciamo che le persone che fanno attività operativa devono avere l'idoneità sportiva agonistica, per cui devono avere l'idoneità sportiva agonistica, per cui con l'elettrocardiogramma e con prova appunto con la spirometria,
Per i cani noi chiediamo che il veterinario curante effettui degli esami diagnostici e delle caratteristiche. Di solito fanno fare un elettrocardiogramma e fanno fare appunto un ecocardiogramma in caso che il veterinario lo consideri valido, e comunque una dichiarazione che il cane può effettuare un'attività di nuoto per oltre 40 minuti. Questo perché noi dobbiamo avere appunto l'idoneità fisica. Perfetto. Parlando di acqua, hai citato prima appunto la caratteristica di non essere l'ambiente né dell'essere umano né del cane. Questa caratteristica può essere utilizzata anche in ambito di problematiche comportamentali. Assolutamente sì, nel senso che essendo proprio un ambiente non usuale per il cane, ed è un ambiente l'acqua dove il cane non si muove alla stessa velocità con cui si muove sul terreno, questa caratteristica ci può permettere di utilizzare il lavoro in acqua per agire su determinate caratteristiche comportamentali con più facilità, mettere il cane nelle condizioni di concentrarsi di più sull'ambiente che lo circonda, che è generalmente un ambiente nuovo, ed è un ambiente dove appunto non si sente così sicuro come a terra, lo deconcentra, lo può deconcentrare, salvo casi proprio particolari, ma ci arriva, magari ci mette un po' di più, ma ci arriva. Però lo deconcentra da quelle che sono magari altre cose che lo disturbano in quel momento, ed è più facile banalmente per esempio far avvicinare un cane che ha grossi problemi di socialità specifica, farlo avvicinare ad altri soggetti nell'ambiente acqua è molto più semplice, tra virgolette, bisogna comunque saperlo fare, ma si riesce più che altro ad ottenere un risultato un po' più immediato, che poi ovviamente va trasferito nel lavoro a terra e continuato a terra. Ci sono tante casistiche, banalmente mi è venuta in mente questa, ma ci sono stati anche per esempio altri casi di particolari problemi, tipo cani con fobie molto forti che addirittura non camminavano, non scendevano dalla macchina, e presi e messi in acqua hanno cominciato a muoversi con un po' più di serenità, di tranquillità, avvicinare le persone, avvicinare gli altri cani, e una volta portati fuori ovviamente hanno cominciato a portare anche fuori dall'acqua quei comportamenti, e quindi acquisire un pochettino più di sicurezza. Ma possono essere tante le sfaccettature del lavoro di recupero comportamentale in acqua. Guarda, io dico un'altra cosa. Nicoletta e io abbiamo, tra virgolette, inventato veramente quello che poteva essere questo sistema di appunto recupero comportamentale in acqua, che adesso viene copiato da moltissimi. Adesso ci sono delle persone che hanno partecipato a dei nostri corsi, dei nostri stage di una lezione, e fanno recupero comportamentale in acqua spacciandosi come appunto operatori in acqua. Diciamo che noi lo possiamo dire dopo oltre 25 anni di attività, che abbiamo veramente inventato un protocollo che gli altri magari hanno copiato, hanno magari forse fatto qualcosa di meglio, qualcosa di peggio, non è importante, ma noi abbiamo veramente dato un input vedendo la potenzialità enorme che ha l'acqua come proprio elemento di aggregazione. Ottimo, ottimo. Fatemi fare un'ultima domanda. Come possono fare per contattarvi, per raggiungervi? Beh, noi abbiamo un sito internet che è www.canisalvataggioveneto.com, che però riguarda entrambe le regioni, Veneto ed Emilia-Romagna comunque, dove si possono trovare i nostri contatti. Poi c'è la nostra pagina Facebook, che è SIX sezione Veneto Emilia Romagna, dove anche lì, magari mandandoci un messaggio attraverso la pagina,
poi possiamo dare i nostri contatti telefonici o possiamo rispondere direttamente dalla pagina. Perfetto. Una domanda di rito che sto facendo a tutte le persone che sto intervistando in questo periodo. Come state affrontando il momento storico di questa pandemia che ci attanaglia a casa? Guarda, stiamo lavorando più di quando andiamo in campo addestramento, nel senso che ci siamo anche qui un po' ingegnati fin da subito e stiamo proponendo a tutti i nostri allievi, inclusi quelli anche di sezioni diverse, che sono i benvenuti e che stanno dimostrando piacere a partecipare, con delle lezioni online, quindi di gruppo, con dei meeting online, dove affrontiamo tantissime tematiche anche più teoriche, su tanti aspetti che generalmente magari in campo addestramento per mille motivi e perché magari ti concentri più sul lavoro pratico riesci ad approfondire poco, e devo dire che stanno dando un'ottima risposta, veramente siamo molto contenti di questa cosa. Per dirti, il sabato e la domenica iniziamo la lezione alle 3 del pomeriggio e non finiamo mai prima delle 8 e mezza di sera, per cui facciamo 5 ore di media. Ottimo. Di diretta Facebook, cioè no, scusami, su una piattaforma digitale. Diamo le lezioni per casa, cioè nel senso che diciamo, ad esempio, vogliamo vedere da voi questa attività, le persone si organizzano, si fanno riprendere, si fanno dei video insieme, tutti assieme li valutiamo, li vediamo, facciamo appunto una valutazione e cerchiamo di appunto cercare di ovviare e dare questo tempo, cercare di migliorare appunto queste cose, sperando ovviamente dal più presto di poter iniziare le attività operative, anche perché nel nostro settore la prospettiva banalmente sarà di, diciamo, se la stagione partirà anche a giugno, a luglio, sarà sicuramente pieno di gente in spiaggia, perché la gente andrà nelle spiagge libere, perché molto probabilmente i soldi non saranno tanti per potersi permettere dei viaggi distante, per cui ci sarà un afflusso molto più alto, ci sarà sicuramente una grandissima mole di lavoro in collaborazione con le istituzioni, come abbiamo sempre fatto, proprio perché l'organizzazione dei piani di balneazione, dei piani di sicurezza della balneazione, saranno sicuramente più stringati, più ridotti, più veloci, e sicuramente noi avremo un'estate, si inizierà anche a giugno e luglio, che ci vedrà veramente impegnatissimi, e abbiamo già il sentore da parte delle istituzioni di un impegno molto molto gravoso da parte nostra per collaborare con loro per la sicurezza della balneazione stessa. Fantastico, fantastico. Io vi ringrazio tantissimo, mi ha fatto veramente tanto tanto piacere avervi in diretta sulla mia pagina oggi, e invito tutti quanti ad approfondire sui contatti, sui recapiti che avevo messo prima in sovraimpressione, per contattare la Scuola Italiana Cani Salvataggio, che attualmente penso sia un punto di riferimento per chiunque voglia approcciarsi al soccorso in mare. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti. Grazie. Grazie, grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao.